tre progetti che si trovano in tre stadi differenti di realizzazione e che riguardano appunto spazi pubblici e privati. In questo caso ne abbiamo voluto parlare di turismo responsabile, legato a un progetto effettivamente di un parco naturale sulle sponde del lago di Baikal. Turismo responsabile proprio per il fatto che l'area non è solo un'area naturalistica straordinariamente bella, non è solo un'area religiosa particolarmente importante, non è solo un'area turistica, ma è tutto questo insieme. E quindi noi siamo stati chiamati a gestire i tre flussi così differenti, possiamo dire, tre flussi turistici così differenti, in maniera tale che l'area non ne risenta. Quindi abbiamo una lettura triplice dell'area, del progetto, con tre livelli diversi che possono incrociarsi tra di loro oppure no. Come dico sempre, noi abbiamo un know-how che è quello dell'interior design, però ci troviamo spessissimo a gestire delle scale che invece sono vastissime. E qual è il nostro apporto in questo caso? Noi facciamo in modo di lavorare anche a scale molto grandi con quel livello di dettaglio che ci si aspetterebbe invece in un interior. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che proprio nel momento in cui si concepisce il progetto dalle prime linee, quelle linee non sono semplicemente delle linee sul foglio, ma già le pensiamo come se ci trovassimo lì in quel momento, come se ci trovassimo in quello spazio che stiamo progettando.